Siamo a Leporano in occasione della 48esima edizione del torneo dei Rioni in onore di Sant'Emidio, per i festeggiamenti di Sant'Emidio, il patrono. È un momento di sport, le finali di calcio e di pallavolo, due sport molto cari alla comunità leporanese, ma anche momenti di aggregazione sociale, momenti di intrattenimento per i bambini e un momento sociale importantissimo, la consegna di 6 defibrillatori destinati a strutture, ad edifici pubblici. Sindaco, un modo per stare insieme, non solo per trascorrere una bella serata all'aria fresca compatibilmente col caldo che c'è, ma soprattutto per dare un senso all'impegno sociale. Siamo all'ennesima all'ennesimo torneo di Sant'Emidio, veramente l'amministrazione profonda di massimo impegno perché è molto vicina alla cultura dello sport, quindi allo sport e alla socializzazione. Chiaramente questa sera abbiamo anche un momento importante, quello della consegna dei defibrillatori che sono importanti per salvare le vite umane e quindi è un impegno che questa amministrazione porta avanti proprio nel sociale, quindi chiaramente siamo entusiasti e contenti di fare anche questo discorso di distribuire i defibrillatori, ma anche di iniziare chiaramente con una serie di corsi e attrezzare e aggiornare il personale perché posso utilizzare questi defibrillatori. Un evento che cerca di accontentare le varie fasce, le varie categorie di età, per così dire, dai più grandi dediti al calcio, alla pallavolo, ai bambini più piccoli che in questo momento così si stanno giocando, si stanno divertendo un po' con un animatore, con un intrattenitore di giochi. Comunque diciamo, sono distribuiti per fasce d'età e quindi coinvolgiamo tutti, dai bambini ai più grandi, e quindi è una festa del paese. Ogni anno il Sant'Emidio si anima, ma anche in altre occasioni, perché il palazzetto è sempre pieno come campo sportivo. Noi chiaramente stiamo interessandoci anche alle strutture sportive. Per il campo sportivo abbiamo chiesto e stiamo già predisponendo il tutto, mutuo sportivo, in modo che diventi un campo sportivo all'altezza della situazione, con un manto erboso all'altezza della situazione, ma anche altri interventi sull'impiantistica sportiva.